ci siamo, perché Italia dei Talenti Trading è operativa a tutti gli effetti, anche se il vero lancio avverrà poi nel 2014. Però insomma, intanto spieghiamo e raccontiamo un po' cos'è, perché si tratta di una piattaforma proprio per distribuire i prodotti delle eccellenze italiane. L'idea vi è nata grazie insomma a un'idea che è nata prima di voi, che è stata Italia dei Talenti, tra l'altro lo ricordiamo, un portale che appunto è andato a fare da scouting, no, alle eccellenze italiane, firmato da Ida Partners, Ogilvy PR, e voi avete detto perché non dare una mano poi concreta a queste aziende, quindi iniziare a venderle, a distribuirle nel territorio italiano con una rete dedicata che fa sistema, cosa difficile in Italia, e che fa appunto rete, giusto? Una rete che è nata, diciamo, sta nascendo, una rete sia di aziende sia di agenti soprattutto, perché poi il punto è arrivare a distribuire, come dicevi giustamente, i prodotti. La distribuzione oggi in Italia è qualcosa di molto frammentato e quindi anche difficile da portare, soprattutto sul canale tradizionale. Quindi noi ci rivolgiamo ai piccoli negozi da un lato, che sono diciamo le decine di migliaia di negozi che ci sono ancora in Italia che vendono prodotti food soprattutto d'eccellenza, quindi escludiamo la grande distribuzione, e per arrivare a questi negozi ci vuole sicuramente una rete vendita dedicata, che è quella che noi diamo a disposizione a queste aziende. Oltre a questo diamo un sistema informativo dedicato per prendere gli ordini, quindi per rendere facile agli agenti la presa d'ordine e a far arrivare questi prodotti sul punto vendita, e soprattutto facciamo una scelta delle aziende con cui lavorare, quindi una scelta a monte che viene fatta da noi insieme ad un gruppo di esperti. Ecco, scelta a monte perché anche per ovviare insomma ai problemi di concorrenza, perché altrimenti queste piccole realtà si troverebbero insomma ad affrontare tutti i problemi di rivolgersi magari a agenti plurimandatari che poi guardano solo il portafoglio, no? E quindi il business che riescono a generare. Come la farete? Quali sono le caratteristiche prime che guarderete? Tra l'altro so che poi a breve ci sarà anche notizia della composizione di una giuria, perché ha oggettivizzato la qualità, che sarà sempre la prima vostra insomma leva di scelta. Noi siamo innanzitutto degli innamorati del food italiano e degli innamorati dell'alta qualità. Purtroppo sempre più aziende si riempiono la bocca, e ahimè non sempre con delle motivazioni oggettive. Quindi ci è piaciuto l'idea di mettere in bocca a dei grandi chef per la parte food, a dei grandi sommelier per la parte vini e spirits, e a dei grandi giornalisti che ne capiscono sicuramente più di Milletti e Fusetti, che fanno rima, però onestamente arrivano fino anche a... se anche voi insomma non sottovalutate, un po' di esperienza nel campo, no? Un po' di anni, sì, sicuramente un po' di anni nella distribuzione l'abbiamo fatto, però siamo sempre due, e quindi onestamente ci piaceva molto l'idea di avere dei grandi nomi, che per ora non possiamo fare perché il lancio ufficiale dell'iniziativa sarà verso gennaio, e quindi vorremmo mantenere la riservatezza fino ad allora, però che ci aiutano proprio ad avere una coerenza di alta qualità in tutto il network di aziende che stiamo contattando. Si tratta di realtà medie, medio-piccole, che a volte hanno bisogno di una rete distributiva, che sicuramente hanno una storia unica di qualità e che ci permetteranno di costruire dei dischi di vendita molto molto particolari e molto affilati per poter avere successo sul mercato. A proposito dei dischi di vendita, anche relativamente alle modalità, no, di ricevimento degli ordini e poi di smistamento dei medesimi da parte degli agenti, siete innovativi, perché so che avete una modalità tablet, ma non solo. Cerchiamo di lavorare con gli strumenti che oggi tutto sommato sono facili e anche non estremamente dispendiosi, quindi l'uso del tablet, l'uso del cloud innanzitutto, quindi avremo dei tablet su cui ci sarà un programma residente sul tablet che avrà dentro tutto il catalogo dei nostri prodotti di tutte le aziende. Per l'agente sul punto vendita si tratterà di inserire un ordine come se si trattasse di un'unica azienda, e poi nel momento in cui è connesso con la rete esterna, wifi o 3G che sia, in automatico il sistema manderà delle mail a tutte le aziende di cui l'ordine è composto, quindi sia per l'esercente sia per l'agente in realtà sarà come fare un ordine di un'unica azienda. Questo è un grosso vantaggio, perché chiaramente comporta il fatto che l'agente non è obbligato a portarsi dietro 10 cataloghi
cataloghi, 15 cataloghi di 15 aziende diverse, e tutte le volte reinserire utilizzando sistemi diversi di inserimento ordine. Tenete conto che oggi anche grandissime aziende per cui noi abbiamo lavorato hanno ancora agenti che vanno in giro con un copia commissione cartaceo, che sono un po' obbligati la sera a spendere un'ora, un'ora e mezza a inserire gli ordini in un normale computer. Questo naturalmente nelle grandi aziende ha delle spiegazioni, le grandi aziende hanno sistemi che hanno costruito in passato, noi abbiamo la fortuna di partire da zero e quindi di poter utilizzare il massimo della tecnologia che esiste oggi, quindi senza avere una, diciamo, un'eredità di tecnologie più obsolete che ci dobbiamo portare dietro. Tra l'altro, ecco, non solo per la distribuzione aiuterete queste aziende, perché poi il pacchetto contrattuale, insomma, comprende altri servizi, dalla comunicazione, la partecipazione a fiere, quindi anche la possibilità magari di scontare con fornitori comuni dei prezzi vantaggiosi. Certo, abbiamo la fortuna di avere nella compagine sociale competenze molto diverse, dalle vendite al marketing. Abbiamo un esperto di trade marketing che ha passato anni a costruire materiali da punto vendita e sicuramente è una consulenza utile che possiamo dare alle nostre aziende partner. Lei parlava prima di eventi, beh, tra brevissimo ci sarà l'Expo ed è una bellissima vetrina in cui presentarsi all'interno di un momento, di uno spazio Italia dei Talenti, sarà facilissimo per le nostre aziende, dove magari invece accedere individualmente potrebbe essere stato un pochino più complicato. Quindi ci sono tante ottimizzazioni a nostra disposizione che non mancheremo di dare ai nostri partner. Ecco, per trovarvi, Italia dei Talenti Trading, insomma, ci si collega a Italia dei Talenti? Si può collegare sicuramente Italia dei Talenti, che è un sito su cui parleremo anche di questa iniziativa, e poi c'è un sito nostro che si chiama idtfood.it, che sarà il sito catalogo, in qualche modo, il nostro sito di presentazione che stiamo costruendo, è ancora in costruzione, che sarà pronto penso entro una quindicina, ventina di giorni, in cui saranno già presenti le aziende con cui abbiamo già chiuso accordi, perché abbiamo già chiuso accordi con circa una decina di aziende in diversi settori, non vogliamo anche qui dirle per non anticipare niente, però è un work in progress. In ogni caso, appunto, tra una quindicina di giorni sul sito ci saranno già tutte queste aziende, quindi sarà all'inizio già del... Avete degli obiettivi già fissati, insomma, il vostro business plan che dice? Allora, al di là dei numeri, abbiamo come obiettivo quello di avere in portafoglio tutte le eccellenze dell'alimentare italiani come categorie, quindi stiamo concentrandoci su oli, abbiamo un approccio regionale che copre tutte le grandi location di produzione di olio, quindi la Puglia, sicuramente la Toscana, stiamo lavorando anche su oli liguri. Abbiamo le eccellenze della pasta e quindi abbiamo dei progetti molto particolari all'interno di una pasta che magari non è quella classica tradizionale a cui siamo abituati, ma ha germi di grano piuttosto che grani resuscitati. Abbiamo delle produzioni di vino eccellenti, abbiamo degli spirits, e quindi abbiamo un pacchetto di aziende solido, ben centrato, che ci permette di coprire le aree più importanti e nello stesso tempo di non proliferare il portafoglio aziende per fare la fine di tante realtà che magari hanno un portafoglio clienti gigantesco e un portafoglio aziende che non permette di dedicarsi a loro con abbastanza attenzione. Non parliamo di business plan milionari, perché per noi, come dicevo prima, è veramente un divertimento e una passione quello di riuscire a dare un contributo alla crescita di queste realtà, un contributo che parte dai volumi, parte dai fatturati, ma magari sfocia un domani in un nuovo investimento, in una capacità produttiva che cresce insieme a noi. Quindi. Ecco, prima abbiamo toccato appunto il problema della concorrenza tra queste aziende mi sembra non abbiamo però parlato delle esclusive che voi garantite, proprio per non mettere aziende dello stesso settore. Esatto. Noi appunto, come diceva Andrea, giustamente garantiamo delle esclusive su base regionale per alcune categorie, tipo l'olio, sui vitigni per quanto riguarda i vini, su alcune particolarità per quanto riguarda le paste, però essendo il nostro obiettivo di arrivare a 15, massimo 20 aziende rappresentate, ci mancano ancora diverse categorie merceologiche che dobbiamo coprire. Faccio esempio, non abbiamo ancora delle conserve, non abbiamo ancora delle marmellate, quindi nel momento in cui sui vini avremo 4-5 vini da rappresentare di zone diverse, sugli oli 3-4 oli, tutto il resto in realtà saranno categorie merceologiche diverse, quindi non ci sarà di fatto sovrapposizione. Noi a queste aziende garantiremo l'esclusiva in questo senso.
senso. Allo stesso modo i nostri agenti ci garantiranno a noi l'esclusiva in quelle categorie merceologiche, quindi in questo si chiude un attimino il cerchio. Il discorso poi dei punti vendita che andremo a colpire, non è automatico che tutti i punti vendita che riusciremo a servire tratteranno tutte le nostre aziende, quindi lì ci sarà un po' anche una scelta da parte degli esercenti su che parte di Italia dei Talenti e che aziende di Italia dei Talenti e che prodotti di Italia dei Talenti gli potranno interessare. Su questo sarà molto il mercato a decidere, però io ho sempre avuto la convinzione che quando si entra in un piccolo esercizio, che poi a volte piccoli in termini di fatturato non sono, è comunque l'esercente che ha l'ultima parola, quindi questo è un po' quello che a volte le multinazionali si dimenticano per certi versi, e quindi sarà sicuramente lui a fare la scelta, perché trattandosi anche di aziende sicuramente di alta qualità ma che non hanno marchi famosi, sarà poi l'esercente a essere il nostro ambasciatore nei confronti del consumatore, quindi sarà lui a dover poi consigliare alla consumatrice o al consumatore che entrano nel suo negozio: prova quest'olio perché ha queste caratteristiche. Quindi è importante portare a bordo da questo punto di vista anche l'esercente. È una filiera di fiducia in qualche modo, che parte dall'azienda di produzione, che deve avere la qualità, che ha la nostra fiducia, gli agenti hanno la nostra fiducia in questa scelta, l'esercente ha fiducia nell'agente, il consumatore ha fiducia nell'esercente. Per concludere, insomma, uno sguardo ai trend, nonostante la crisi, anche se appunto ci paventano che dal 2014 qualcosa nel PIL dovrebbe cambiare in positivo, esatto, cioè il cibo di qualità, il beveraggio di qualità continua a pagare, insomma il consumatore magari compra meno ma compra meglio. Beh, uno dei fenomeni a cui stiamo assistendo in Italia, un po' in tutti i canali, inclusa la GDO, non è la sofferenza del premium, è la sofferenza di quel nuvolone di aziende e di offerte che è mainstream. Stanno andando molto bene i primi prezzi, molto bene i premium. Quelli che soffrono sono quei prodotti che non hanno una grande unicità in nessuna di queste due direzioni, quindi non hanno né qualità né competitività di prezzo. Queste sono le aziende da cui entrambi gli estremi stanno erodendo e che stanno soffrendo. Quindi siamo centrati.